Oggi il governo ha avuto una maggioranza di carta, tant'è che dopo poche ore, alla prova dei fatti, sul primo quesito fondamentale richiesto dalla Lega, il trasferimento dei ministeri o quantomeno di uffici ministeriali al nord, è stato sonoramente bocciato. E allora la verità è una e una sola, che questa maggioranza parlamentare si regge soltanto sull'interesse individuale dei singoli parlamentari a scaldare e a tenersi la poltrona. Questo si chiama peculato, peculato politico. Lasciamo Berlusconi al suo declino politico, programmatico, culturale ed etico. E occupiamoci di costruire al più presto una maggioranza programmatica sulle reali necessità del Paese. Ed è questa la ragione per cui noi dell'Italia dei Valori non rincorriamo Berlusconi nelle sue maggioranze comprate e vendute in Parlamento, ma cerchiamo da subito nel Paese un nuovo rapporto di fiducia verso quei politici che con umiltà e determinazione hanno saputo fare opposizione, hanno saputo presentare referendum in modo puntuale e che oggi si presentano, come noi dell'Italia Valori ci presentiamo, a costruire un'alternativa di governo che metta al primo posto l'occupazione, il lavoro, la difesa delle istituzioni.